Ho spulciato per bene il nostro configuratore per identificare 10 auto con un budget di circa 30.000 euro, ovviamente può essere anche inferiore. Mi sono tenuto tra i 20 e i 30.000 euro, ma senza lesinare troppo sul conto finale, quindi avvicinandomi appunto anche ai 30.000 euro. Ho cercato di includere tutte le auto che mi hanno convinto durante i test drive e che penso possono essere interessanti per contenuti, tecnologia e dotazioni. Vediamo quali sono. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando quassù in alto a destra potete richiedere un preventivo gratuito su drivekey.it sulle auto citate in questo video e su qualsiasi altra vettura in commercio in Italia. Ford Focus Active Wagon. La Focus piace come va e piace anche abbastanza esteticamente in questa ultima generazione che è stata presentata ormai qualche mese fa. In questa versione Active Wagon stiamo parlando di una vettura, una Station Wagon un pochino rialzata, 30 mm in più rispetto alla Station Wagon normale, e parliamo comunque di una vettura che è un po' una via di mezzo tra il mondo delle Station Wagon e quello dei SUV, quindi permette di andare un pochino fuori strada in qualche sterrato leggero o comunque di avere una guida un pochino più confortevole, un po' più morbida sulle buche. Con 30.000 euro ci si porta a casa anche il 1225 cavalli col cambio automatico oppure anche il 1500 turbo diesel sempre con cambio automatico da 120 cavalli. Con il manuale si risparmiano 2500 euro, invece il 2000 turbo diesel da 150 cavalli rimane fuori dal budget purtroppo. In ogni caso con 30.000 euro ci si porta a casa una Active Wagon ben accessoriata, insomma viene via un bel prodotto. Un altro bel prodottino giapponese, Honda Civic, un'auto ben progettata, ben sviluppata come da tradizione Honda. Parliamo di una vettura molto spaziosa all'interno, è anche abbastanza grande come dimensioni complessive perché siamo attorno ai 4,50 m, è una vettura che mi piace per come si guida e appunto anche per lo spazio interno che è veramente, veramente moltissimo. Certo, dal punto di vista delle tecnologie multimediali è veramente indietro rispetto alla concorrenza, mi riferisco al navigatore, al sistema di infotainment, funzionano ma tutto sommato non è assolutamente migliore della categoria, anzi direi che personalmente uno che mi è piaciuto di meno in assoluto, ma se non vi interessa assolutamente tutto questo è una vettura estremamente interessante, è un'auto che va capita per quello che è, ossia un'automobile davvero ben progettata e un bel prodotto, una bella macchina insomma. I motori sono 1000, 1500 benzina e anche un 1600 turbo diesel, per ora niente ibrido. Un allestimento molto interessante per me è l'Executive perché comunque è molto ben equilibrato, ha un buon prezzo ma soprattutto ha una buona dotazione, quindi con 30.000 euro ci si porta a casa una segmento C, una compatta media, veramente stra interessante. Skoda Karoq è un'altra auto che metto in questa classifica perché è una di quelle che mi ha stupito di più in assoluto tra le auto presentate recentemente, beh non proprio molto recentemente ma comunque negli ultimi anni. È una vettura molto interessante per diversi aspetti, un po' perché chiaramente offre la base, quella solita del gruppo Volkswagen che tutti conosciamo su Tiguan oppure su Seat Ateca, però è un marchio che ultimamente ha fatto dei prodotti estremamente curati anche all'interno, insomma per quella fascia di prezzo, molto tecnologici e che quindi di conseguenza ti permette di portare a casa una vettura più economica rispetto alle sorelle del gruppo Volkswagen, ma di base le motorizzazioni, il pianale, le tecnologie multimediali utilizzate, anche quelle di assistenti alla guida, funzionano molto bene. Quindi le inserisco in questo video, ma soprattutto vi ricordo le motorizzazioni. 1600 turbo diesel e anche il 2000 turbo diesel, anche con trazione integrale, e poi 1000-1500 turbo benzina. Insomma, con 30.000 euro le possibilità sono veramente tante. Inserisco la Hyundai Tucson in questa classifica anche se siamo un po' al limite col budget perché i prezzi non sono bassissimi in assoluto, parliamo comunque di prezzi poco inferiori ai 30.000 euro di partenza, ci sono comunque delle offerte interessanti, ma soprattutto la cosa più interessante qui è appunto la vettura che mi è piaciuta molto, un po' per quel che riguarda lo spazio interno e anche per quel che riguarda tutto il pacchetto complessivo, una vettura che mi piace per come si guida, mi ha convinto, ma soprattutto poi i contenuti all'interno sono diciamo molto buoni all'interno di questo segmento, anche perché stiamo parlando di una vettura confortevole, comoda, piacevole anche nella dinamica, certo non è una vettura sportiva, ma comunque è un'auto che va molto di moda ultimamente, secondo me con questo ultimo restyling l'hanno anche migliorata esteticamente. I motori sono 1600 mild hybrid o anche soltanto turbo diesel classico e anche 2000 in questo caso soltanto mild hybrid. O se no ci sono anche le motorizzazioni a benzina, 1600 aspirato da 130 cavalli e da 177 cavalli. L'abbiamo testato in uno dei test drive più umidi di sempre, la C5 Aircross, una vettura molto comoda, confortevole, come potete vedere dalle immagini abbiamo messo alla prova appunto queste sospensioni grazie alla presenza di alcuni bicchieri sparsi all'interno dell'abitacolo.
un esperimento curioso, decisamente poco scientifico, ma che comunque appunto ci ha permesso di mettere in risalto la caratteristica fondamentale di quest'auto. È un'auto molto confortevole, spaziosa all'interno e anche molto tecnologica. Con 30.000 euro si acquista praticamente quasi tutte le versioni con il motore a benzina, invece sul diesel bisogna stare sul 1.500 da 130 cavalli, che personalmente è anche la motorizzazione che vi consiglio in allestimento intermedio FIL. Sono stato indeciso fino all'ultimo di inserire la Peugeot 5008 nella classifica per l'aspetto budget, perché comunque siamo al limite. Insomma, per poter acquistare quest'auto e andare un pochino tranquilli sugli optional e anche sulle motorizzazioni, bisogna puntare su offerte e sconti. Siamo veramente al limite. Però per chi cerca una vettura con due posti in più a bordo, che può essere appunto la classica vettura da famiglia, per chi trasporta amici, parenti, figli al carico continuamente, è sicuramente una delle soluzioni più interessanti, anche perché la base rimane quella della Peugeot 3008. Più piccolina, volendo si può acquistare quella, scendono i prezzi e chiaramente abbiamo anche una vettura che di base rimane praticamente la stessa. Cambia un pochettino l'estetica, il posteriore è un pochino più grosso nella 5008, ma comunque la base rimane la stessa, quindi secondo me è un prodotto interessante e andava inserito in questa classifica. So che tanti non saranno d'accordo, ma in questo video mi sento di inserire anche la Volkswagen Golf, una vettura che ormai è diventata un classico intramontabile. Con 30.000 euro ci si porta a casa praticamente qualsiasi allestimento e anche tutte le motorizzazioni disponibili, diesel, benzina e anche a metano. Cosa molto interessante per chi fa tanti chilometri e per chi vuole il massimo del risparmio. Motore 1530 cavalli turbo, una vettura estremamente interessante per tutti gli aspetti, diciamo, di giudizio di una vettura. Probabilmente non è la migliore in tutti quanti assolutamente, però per quel che riguarda il rapporto qualità-prezzo e poi anche tutto ciò che offre, appunto per quei campi di giudizio di cui parlavo, secondo me è la migliore nel suo campo, o comunque è una di quelle più interessanti da acquistare quando dobbiamo appunto parlare di un budget, che poi può essere di 30.000 euro, ma ovviamente può essere anche inferiore. C'è anche la Golf elettrica, in questo caso siamo sui 40.000 euro, anche contando gli incentivi statali siamo un pochino troppo oltre rispetto al budget. Quindi secondo me sotto i 30.000 euro ci si porta a casa una Golf molto ben accessoriata e anche con una motorizzazione estremamente interessante. Metano, diesel, benzina, quello che volete. Per molti il marchio è un elemento di scelta di un'automobile esattamente come tutti gli altri elementi che appunto comportano la scelta di un'automobile, e allora inserisco anche un'automobile premium per cercare di prendere un pochino tutti gli elementi del mercato. 30.000 euro, Mercedes classe B, un'automobile da famiglia, spaziosa all'interno, tecnologica, adesso è stata rilanciata con un'estetica completamente diversa, secondo me anche abbastanza interessante, insomma esteticamente poi ognuno avrà i suoi gusti, e all'interno ha una tecnologia multimediale molto avanzata, quindi intrattenimento per tutta la famiglia e soprattutto gli elementi classici di un'automobile da famiglia, ossia spaziosa e soprattutto confortevole nei lunghi viaggi. Avete visto la recensione della Mazda 3 che abbiamo fatto sul nostro canale, no? L'avete vista? Ecco, se non l'avete vista, guardatela perché è estremamente interessante. Motorizzazione 1816 cavalli per quel che riguarda il diesel, oppure 2000 mild hybrid benzina da 122 cavalli. Arriverà anche la motorizzazione Skyactiv X, una motorizzazione molto moderna e anche all'avanguardia. Arriverà, la proveremo non appena sarà disponibile ovviamente. Per adesso rimangono comunque diesel e benzina mild hybrid. È un'automobile che non mi ha fatto venire i brividi per quel che riguarda le accelerazioni con la motorizzazione 2000 mild hybrid da 122 cavalli, però nel complesso è un'automobile che, come da tradizione Mazda, rimane ben equilibrata e da guidare è veramente molto molto accattivante. Poi parliamo di una vettura che ultimamente è diventata molto più moderna per quel che riguarda anche le tecnologie, anche l'estetica secondo me, e all'interno offre un buono spazio. Le dimensioni non sono compattissime, siamo di nuovo intorno ai 4,50 m come è avvenuto per la Honda Civic, e si parte da 23.000 euro di listino. Però secondo me con la Exceed 2000 mild hybrid, che poi è l'allestimento top di gamma, 25.000 euro si ha praticamente tutto di serie, insomma in quel caso si ha un'offerta estremamente interessante, quindi la valuterei. Inserisco la Toyota Corolla Sports Touring Hybrid, un nome lunghissimo e che comunque secondo me racchiude anche una delle vetture più interessanti ultimamente, un po' per quel che riguarda le famiglie e anche per quel che riguarda proprio i contenuti. All'interno probabilmente non è la vettura più spaziosa della sua categoria, però ha due motorizzazioni ibride, full hybrid, quindi può muoversi soltanto con la motorizzazione elettrica per pochi chilometri, veramente, anzi per poca strada.
Ripeto, non è probabilmente una delle più spaziose in assoluto, però secondo me è molto interessante, un po' per la linea, perché è riuscita, poi ognuno chiaramente avrà la sua idea su questo aspetto, però stiamo parlando di una cifra, 30.000 euro, che ci permette di portare a casa una vettura secondo me interessante che in futuro avrà un discreto successo proprio qua sul mercato italiano. Sul nostro sito ovviamente le trovate tutte, offerte, configuratore e anche tutti i confronti tra i vari modelli in vendita in Italia, e sul nostro canale YouTube tutte le recensioni, curiosità e video sul mondo auto. Insomma, vi aspetto qui per il prossimo video.